Allora, adesso sentiamo invece l'intervista che il direttore Edoardo Buffoni ha fatto alla ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, chiedendo dei controlli che ci saranno oggi, e soprattutto le dice che ci sarà la massima vigilanza anche su internet. I controlli verranno fatti diciamo non soltanto sulle strade dove già abbiamo operato anche in questi giorni di zona rossa, abbiamo già avuto Natale il 24-25, però questa volta per le feste sappiamo che ci sono anche tramite social, si cerca di individuare delle strutture che vengono utilizzate tramite richiami social. Ecco, allora noi faremo gli interventi necessari, perché quello che dobbiamo evitare assolutamente è che avvenga come quest'estate, quando con le discoteche, la partecipazione dei giovani in queste discoteche, che poi ha determinato un diffondersi ulteriore del Covid-19. Quindi bisogna assolutamente evitare, però c'è anche da dire che gli italiani, nonostante tanti controlli, le sanzioni sono state poche, perché ormai devo dire c'è un grande senso di responsabilità. Non organizzate festini in segreto, perché tanto comunque le forze dell'ordine prima o poi se ne accorgono. Assolutamente sì, quindi è proprio questo il senso, ma lo facciamo per evitare poi che ci siano, diciamo, dei danni ulteriori, ora che la curva sta un po' diminuendo, e quindi ovviamente ci sembrerebbe davvero sciocco, non responsabile andare a fare feste non consentite. Alla fine si tratta di un giorno particolare, vero sì, ma che si può anche vivere in famiglia. Comunque lei, ministro, e il ministero che lei dirige, avete messo in campo comunque un dispiegamento di forze notevoli per le prossime ore. Tenga conto che le forze di polizia non è che fanno soltanto i controlli anti-Covid, certo, hanno comunque il controllo del territorio. Qui abbiamo messo in campo circa 70.000 uomini proprio per approntare dei piani che possano agevolare non soltanto i controlli, ma anche rendere chiare le regole prima dell'ultimo dell'anno. Ministro, io le faccio gli auguri. Nel farle gli auguri per il 2021, lei insomma come lo passa? Sarà in famiglia a Capodanno? Assolutamente a casa con mio marito, basta. E d'altra parte sarò vicina alle forze di polizia, che in quei giorni saranno sempre più impegnati, lontani dalle loro famiglie, per proteggere le nostre giornate. Quindi davvero un grazie a loro va sempre. Queste saranno le nostre giornate di lavoro. E allora buon lavoro al ministro dell'Interno, dottoressa Lamorgese, e buon 2021. Grazie e auguri a lei.